Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questa nuova serie. Oggi sono su Monster Hunter Stories. È il mio primo Monster Hunter, non ho idea di cosa parli la serie, non ho mai neanche sfiorato l'idea di guardarmi un gameplay proprio per avere l'esperienza blind più totale. Quello che dovevo dire l'ho detto, anche perché non c'è altro da dire visto che non ho mai toccato un titolo della serie. E cominciamo. L'unica cosa è che mi ha fatto scegliere il tipo di doppiaggio, se inglese, giapponese o doppiaggio originale. Non ho idea cosa cambi a parte la voce tra giapponese e inglese, quindi ho scelto originale. Haruka toi mukashi, inishie no koro. Monster to kokoro o kayowase, nemureru chikara o mezame saseru mono ga ita. L'intro è stata una gran figata. Cominciamo allora una nuova partita. Gaichi ni kuroki yami no umare shitoki. Warera wa motome. あの人の到来を見よ。彼は白き竜にまたがりて、颯爽と天かける。
黒き闇をうがち光を取り戻すのだ。彼はモンスターライダー。モンスターと絆を結びし者である。Quindi mi pare di capire che dall'intro abbiamo visto che comunque sia le persone vivono con i mostri come se fossero compagni, un po' tipo Pokémon. E qui parla di un flagello nero che minaccia la vita di tutti i giorni. Allora, questa tipa mi pare che non abbia un vero e proprio dialogo parlato. Cioè fa dei versi. E anche loro, quindi al limite tanto vale levare la voce del dialogo e leggere io i testi, come tanti altri giochi. Ero sicuro che fosse qui intorno, ho trovato un uovo di mostro. Allora, alcune parole sembrano vere, ma sono parole a caso. A voi interessa vedere un uovo di mostro, giusto? Ovvio. Sarò un rider tra un anno. I rider non hanno paura di niente. Sì, vabbè, stai calmo anche, eh. Sicuro che non hai paura? C'è della roba strana a terra. Io farei più caso a quella. Ah, se ne sono accorti, bene. Ma che cos'è? Solo Maka, troviamo quell'uovo. Non hai paura, no? Allora dimostralo. Cioè, io chiamerei gli altri due ragazzi, dico, ma qua c'è una roba viola. Se trovi l'uovo fai un fischio, va bene. Ah, così. Questo non lo so fare, effettivamente. Stavo imparando, ma particolare come fischio. Non ricordo la tecnica precisa. Allora, levo assolutamente il dialogo, che sono solo versi, non è il caso. Allora, volume di dialoghi tolto e per il momento non posso saltare né fare niente. Allora andiamo così. ZR, ZR, niente. Solo per la mappa. Wow. Bacca pittura. La camera, ok, è un po' lenta ma si muove. Ci vuole un attimino a farla rispondere. Qui abbiamo pianta da linfa e altra bacca pittura. Yes. Ma mi sembra abbastanza colorato come gioco. Sembra ci sia un bel po' da fare anche in giro. Ci sono un bel po' di posti da esplorare. Lily a volte è proprio crudele. Eh? Uova, non c'è nessun uovo. Siamo sicuri che ci sia un uovo qui? Beh, se l'ha visto, può essere che c'è. Sta cosa di dover camminare in mezzo all'erba folta così, un po' fastidioso, ma spero non sia una cosa ripetitiva. Ma prendiamo l'intero alveare, vai. Quel fischio è segnale di Lilia, andiamo. Sì, sì, andiamo, andiamo, io intanto esploro un altro po'. Non so quanto possano servire ste cose, ma se te le fanno trovare in abbondanza già ad inizio gioco vuol dire che devi craftare un bel po' per gli oggetti. Poi comunque sicuramente vedremo quando saremo al lab centrale, che sarà la città, cosa c'è da craftare e cosa no. A meno che non dobbiamo anche trovare dei manuali per il crafting, che non sarebbe una cattiva idea. Ma sono più uova. Anche se solo questo sembra quello più strano di tutti. Oh, ma che bello! Chissà cosa c'è dentro. Credo di averlo già visto nelle Mostropedia. Oh, facciamolo schiudere e scopriamolo. Non possiamo. Può farlo soltanto un rider con una pietra del legame, no? Allora diventiamo rider.
diventare rider e come dovremmo riuscirci? Con il rituale del legame. Per prima cosa tiriamo fuori la pietra del legame. Queste sono solo comuni pietre. Ehi, concentrati. Questo è un rituale sacro. Porta un po' di rispetto. Se lo dici tu. Poi ci presentiamo formalmente. Ora di il tuo nome all'uovo. E qui ci fa scegliere probabilmente il nome che vogliamo usare per il nostro personaggio. Intelligente. Intelligente come scelta. Ah, tipo di viso assolutamente C. Belli questi. Rossi. La bocca, questa è bella. Ah, scelgo... questa scelgo. Questo tipo di capelli sono fighissimi. Belli proprio. Colore... ah, eccolo. Rossi, giusto. Ah, anche le cicatrici possiamo scegliere. Ho dei tatuaggi. Questo. Vai. Ovviamente il nome è Link. Vai. Oh, sacra pietra del legame. Legati a questo giovane spirito. La rinascita è giunta. Svegliati e dall'uovo spunta! Non va, eh? Beh, in fondo non era il vero rituale. Che succede? Wow, è il re dei cieli, un Rathalos! Wow, l'uovo si è schiuso davvero! Attenzione! Che sta facendo? Ah, Ratha ti crede la sua mamma? Non è vero, Ratha? Ratha? Ratha! Ratha e Rathalos! Che fortuna che siamo proprio noi e la sua mamma. La prima persona che vede. Questo è l'imprinting, una cosa del regno animale. Che fortuna, eh? Non potevo vedere gli altri due, solo noi. Carino come mostro. Oh, villaggio di Hakum. Quindi questo è l'hub centrale, immagino. Ma penso che la prenderanno bene se torniamo a casa con un mostro. Va bene. Guarda quanti mostri, questo non mi dice niente. Ma gli passo attraverso? Ma dai. Oddio, chi è questo? Gatto! Mio aiutante scudiero. La foresta e le scudiere sono solo per rider fatti e finiti. Quindi non posso entrare qua dentro, mi stai dicendo? Vabbè, oh. Che te devo dire, non ci entro. Tu chi sei? Grazie a grande Poggy, state bene. Beh, sapevo che ve la sareste cavata. Poggy, secondo me, è boss finale. Il mostro più divinità da sconfiggere. Bambini, tutti erano così in pensiero per voi. Va bene, signora anziana. Anzi, anziana. Cioè, avrà 30 anni, poverino. Io la chiamo anziana. È nel fior degli anni. Oh, il piccolino non sa ancora volare bene. Non è un po' troppo grande per essere chiamato piccolino? Ehi, ma ciò si combina guai. Avete in fronte il codice del rider e siete andati nella foresta. Siete in punizione.
Cosa? Finalmente sei tornato, Cheval. Cheval? Lo chiamo Cheval perché CH. Ero molto preoccupata per te. Mamma, scusa, mi spiace. Hai causato problemi a Dan e dovresti scusarti anche con il capovillaggio Omna. Quando l'avrei fatto torna a casa per la cena, non farmi aspettare troppo. Cosa ne sarebbe stato di voi se un Rathalos adulto mi avesse attaccato? Ah, il solo pensiero mi fa venire i brividi! Ero in serio pericolo! Giusto, stiamo andando da capovillaggio Omna! Voi tre, seguitemi! Ma è tanto grave? Hai fatto amicizia con un Rathalos, buon segno. Tutti ti stanno facendo una testa così? Così impari a non rispettare le regole. Non ho capito. Vabbè, sì, non è che mi dispiaccia molto, fammi parlare con la gente qua. Ti sei fatto il tuo equipaggiamento da rider? Benissimo, torna da me quando hai bisogno di un nuovo equipaggiamento. Ah, ok. Meno male, state bene tutti e tre, ma non fateci mai più preoccupare così. Comunque, come chiamate il tuo Rathalos? Rata? Che originalità! Ci prende anche in giro, e ha tutte le ragioni di prenderci in giro. Neanche l'abbiamo scelto noi il nome. Uibo! I ragazzi sono tornati vivi. Non c'è motivo di essere troppo cattivi. Avranno molto tempo a disposizione per riflettere su ogni loro cattivazione. Se lo dice lei, capovillaggio. Per stavolta chiuderò un occhio, pure se avete fatto un bel pastrocchio. Non fare le rime, capo. Oh no, fare rime. Ma se codice infrangerete di nuovo, a dirvi che vi aspetta neanche ci provo, eh. Grazie, capovillaggio Omna. Buon Natale. Purtuttavia, non posso che notare quanto accaduto è strano e singolare. Già, senza pietra del legame nessuno è mai riuscito a creare legami prima d'ora. La pietra del legame ha il suo valore nel legare rider e mostro cuore a cuore. Amplifica unendoli in legame d'onore la sincerità dei bambini e del loro amore. Anche se sei giovane hai potenziale per diventare un rider niente male. È un gran potenziale, non è meraviglioso? È fantastico! Ehi, non lasciatevi prendere dall'entusiasmo. Sì, signore. Pronta la cena? L'allarme? Ah, ok. C'è un mostro? Forse dobbiamo andare, quindi ora sicuramente faremo la nostra prima vera cavalcata col mostro. Fuggite! Cos'è quello? Un Nargacuga! Mamma! Cheval! Cheval, scappa! Lui stava solo cercando di proteggerci.
Mamma, perché? Non lo perdonerò mai. Allora, vorrei giusto dire un attimino. L'industria edilizia qui farà passi da gigante. Visto che se ogni 3x2 il villaggio viene distrutto in questa maniera. Ma comunque, inizia bene. Cioè, nel senso, sicuramente Rathalos sarà il mostro che cavalcheremo perché l'abbiamo fatto schiudere dall'uovo. Lo andremo a trovare sicuramente nel prossimo episodio. Inizia bene. Mi piace davvero il modo in cui inizia. O meglio, è il classico gioco Capcom dove inizia tranquillo, tutti quanti amici, pizza e fighi, e poi dopo boom, tragedia, disastro, tutti muoiono. E va bene così. Non penso sarà il nemico finale quello, se è scappato alla vista di 5-6 rider con dei mostri che sembravano piuttosto basi, insomma, mostri base quelli che trovi, no? Tipo i Pokémon dei primi percorsi, ma non è che voglio paragonarlo a Pokémon, però per farvi capire l'esempio. Quindi secondo me non può essere un nemico finale, ma è un'entità che andremo a sconfiggere poi. Magari è controllato da un'entità ancora più grossa e malvagia. Secondo me è così, ma ad ogni modo, salvo i progressi di gioco, mi fermo qui. Nel prossimo sicuramente andremo avanti, inizieremo il nostro viaggio e buona così. Amici, vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate, come sempre, tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi va. E ci vediamo alla prossima. Ciao!